Ora torniamo a vedere come si comportano gli orologi in moto. Immaginiamo un treno pieno di orologi, K', che sfreccia davanti alla stazione a 0,866C, cioè radice di 3 su 2C, vuol dire l'86,6% della velocità della luce. Questo valore è comodo perché permette al fattore di Lorentz gamma di essere uguale a 2. Già conosciamo questo disegno, questo comportamento degli orologi in moto. Questo è il tempo della stazione. Un quarto di giro delle lancette corrisponde a un secondo e questo è il vagone con i suoi orologi all'istante zero della stazione, con gli orologi in testa in ritardo e quelli in coda in anticipo. Il tempo scorre sull'asse verticale, dove in realtà è riportata la distanza percorsa dalla luce, cioè non sono secondi ma sono secondi luce. Infatti qui è 0 secondi luce, qui è 1 secondo luce, 2 secondi luce, 3 secondi luce. Vediamo che il treno avanza verso destra percorrendo 0,866 secondi luce ogni secondo che passa. Prendiamo come riferimento l'orologio blu che sta al centro del vagone, è l'orologio primo. Si sposta da qui a qui, che appunto è 0,866 secondi luce. Un secondo luce è un po' di più. Questo tratto è lungo come questo. Ritroviamo anche che gli orologi del treno, quando sono visti dalla stazione, non solo sono sfasati e desincronizzati tra loro, ma marciano anche con un ritmo più lento, rallentato del fattore gamma che qui vale 2. Infatti, mentre gli orologi della stazione avanzano di un quarto di giro a ogni secondo, cioè a ogni fotografia, invece gli orologi del treno avanzano di un ottavo di giro, che sarebbe mezzo secondo, quindi avanzano della metà. Si vede per esempio prendendo questo orologio qui, che da una foto all'altra avanza di un ottavo di giro. In realtà gli orologi dovrebbero apparire tutti quanti contratti nella direzione del moto, quindi delle ellissi, però per semplicità li ho disegnati rotondi. Il senso di questo disegno non è soltanto mostrare il comportamento degli orologi in moto, che già conosciamo, ma individuare queste due linee particolari, questi due assi, questo blu e questo rosso. La linea blu è la linea d'universo dell'orologio A'. Infatti rappresenta tutte le posizioni che l'orologio A' descrive nel grafico di Minkowski, spazio-tempo, riferito alla stazione. Cioè questa linea blu rappresenta il modo dell'orologio A' descritto dal punto di vista della stazione. Anche gli altri orologi hanno linee d'universo simili, per esempio questo orologio celeste è descritto da una descrive una linea d'universo simile, questa tratteggiata, sempre osservato dalla stazione. La linea d'universo dell'orologio A' si chiama CT' perché rappresenta lo scorrere del tempo, CT' nel treno e in particolare sull'orologio centrale del treno. Infatti qua vediamo come scorre il tempo, la lancetta dell'orologio A' ci fa vedere lo scorrimento del tempo su questo orologio. Il senso fisico di questo asse, CT' è esattamente identico al senso fisico di quest'altro che si chiama CT. Infatti l'asse CT sarebbe questo, che fa vedere lo scorrimento del tempo, però del tempo della stazione, tempo che scorre sull'orologio centrale O della stazione. Questo è l'asse CT. L'asse CT' è la stessa cosa, fa vedere il tempo che scorre sull'orologio centrale, però del treno, CT', appunto. Invece quest'altro asse di colore rosso è l'analogo dell'asse X della stazione, rappresenta l'asse X del treno, l'asse X'. Vediamo perché. L'asse X della stazione rappresenta tutti gli orologi della stazione, che qui non sono disegnati, che segnano tutti quanti l'istante t uguale a 0. Questo è l'asse X della stazione. Rappresenta tutti gli orologi della stazione che segnano l'istante 0. Allo stesso modo l'istante X' del treno rappresenta tutti gli orologi del treno mentre segnano l'istante T' uguale a 0. Lo vediamo dalle lancette. Le lancette di tutti questi orologi che stanno su questa linea rossa, gli orologi del treno, segnano tutti il tempo 0, T' uguale a 0.
Quindi lo chiamiamo l'asse della simultaneità CT' uguale a 0, esattamente come l'asse X è l'asse della simultaneità al tempo T uguale a 0 per la stazione. Ci sono infinite altre linee di simultaneità, come questa linea rossa tratteggiata qua, che rappresenta tutti gli orologi del treno nella fotografia fatta all'istante meno 1 secondi, meno 1, meno 1, meno 1, meno 1, meno 1 e meno 1. Esattamente come questa linea grigia tratteggiata rappresenta la linea di simultaneità alla stazione, perché rappresenta tutti gli orologi della stazione che qui non sono disegnati, mentre segnano tutti l'istante meno 1 secondo, meno 1, tutti meno 1. Dunque, riassumendo, questa linea blu rappresenta la linea d'universo dell'orologio primo al centro del treno, cioè il tempo che scorre sull'orologio primo, e tutte le sue parallele, come questa, rappresentano il tempo che scorre su tutti gli altri orologi del treno. Sono le linee di universo di ciascuno degli orologi del treno, tutte queste linee parallele così. La linea rossa invece rappresenta la linea della simultaneità all'istante t' uguale a 0 nel treno, cioè tutti gli eventi che accadono nel treno a quell'istante t' uguale a 0, e tutte le linee parallele a quella, come questa per esempio rossa e tutte le altre, rappresentano le simultaneità, cioè tutti gli eventi che accadono per esempio al tempo uguale a meno un secondo t' nel treno. Tutte queste cose sono spiegate qua. Prima c'è il comportamento degli orologi che già conoscevamo, poi ci stanno le linee blu, le linee di universo, e poi ci sono le linee rosse, cioè le linee di simultaneità. Qua vediamo come si rappresentano le linee coordinate del sistema K' nel diagramma del sistema della stazione XCT. Questa linea coordinata blu è questa qua, quella linea rossa è l'altra. La linea blu rappresenta ciò che accade all'orologio centrale del treno, O'. Come la linea nera CT rappresenta quello che accade dove sta l'orologio centrale della stazione O. L'asse coordinato X' rappresenta tutto quello che accade all'istante 0 nel treno, T' uguale a 0, esattamente come l'asse coordinato X rappresenta tutto quello che accade all'istante T uguale a 0 alla stazione. Nel caso in cui il treno andasse verso sinistra con velocità V anziché verso destra, gli assi coordinati sarebbero inclinati dall'altra parte, come in questa figura.